Ciao ragazzi, oggi vediamo un po' insieme come rispondere alla domanda di un colloquio di lavoro Tell me about your weakness, quindi i vostri punti di debolezza. Questa domanda è abbastanza complicata da rispondere e spessissimo ho sentito utilizzare delle risposte quali sono un workaholic, quindi lavoro troppo, oppure sono un perfezionista. Queste tipo di risposte ovviamente sono tutte risposte che poi alla fin fine vanno a sottolineare una connotazione positiva della persona, quindi un qualcosa di positivo. Ricordiamoci che i selezionatori e i recruiter, quindi, sono stati candidati come noi un tempo, per cui sono andati probabilmente a leggersi gli stessi articoli di giornale, le stesse cose che abbiamo letto anche noi. Dargli una risposta del genere molte volte ci si può ritorcere contro. Quindi la cosa migliore da fare in questo caso è essere se stessi e sinceramente parlare di un proprio punto di debolezza. Ovviamente bisogna scegliere un punto di debolezza che non vada a compromettere in qualche modo la nostra possibile assunzione, per cui mi raccomando, tutti sappiamo ovviamente che cosa dire e che cosa non poter dire durante un colloquio di lavoro. Ad esempio, un punto di debolezza che magari molte persone hanno è quello di parlare in pubblico. Parlare in pubblico non è facile, per cui ci sta che possa essere un punto di debolezza. La cosa da fare in questo caso, se scegliete il punto di debolezza appunto del parlare in pubblico e quindi magari di presentare davanti ad un pubblico molto ampio, è quello di seguire questi quattro consigli che vi darò oggi. Allora, il primo consiglio di oggi è quello di parlare al passato, quindi parlate al passato il più che potete quando parlate dei vostri punti di debolezza. Un esempio in inglese: My struggle in the past was, quindi la mia difficoltà nel passato era quella di parlare in pubblico, quindi my struggle in the past was public speaking. However, ma, quindi come ho in qualche modo superato questa difficoltà, quindi fate capire al datore di lavoro potenziale futuro che comunque vi siete applicati e vi siete dati da fare il più possibile per migliorare questo vostro punto negativo. Quindi che cosa avete fatto? Date degli esempi. Il secondo punto di oggi è quindi parlare al passato di un punto di debolezza e dare un esempio, quindi specificare in che modo siete riusciti quindi a superare questa vostra difficoltà. Quindi, my struggle in the past was public speaking. However, I'm really good at speaking at a really small group of people or presentation one to one. Quindi state dicendo che il vostro punto di debolezza è quello di parlare in pubblico magari quando ci sono molte persone. Però siete molto forti magari nella presentazione one to one. E quindi magari se dovete presentare davanti ad un gruppo ristretto di persone, che possono essere magari 10 persone, siete molto bravi e preparati. Fate degli esempi, quindi dite che appunto nel passato avete avuto questa problematica, ma al momento avete lavorato magari insieme a dei vostri colleghi che sono molto bravi nel public speaking, avete fatto un corso, avete partecipato a degli eventi e vi siete iscritti ad un corso di improvvisazione teatrale che vi possa appunto aiutare a passare questa paura del parlare in pubblico, oppure avete semplicemente cercato di uscire da questa zona di comfort cercando di fare più presentazioni possibili. Quindi all'inizio è stata una difficoltà ovviamente, però avendolo fatto varie volte, spiegando e dando degli esempi concreti di quello che avete fatto, siete ora riusciti a migliorarvi e comunque state continuando a migliorare. Quindi va bene anche dire che ancora è una difficoltà, ma che comunque rispetto a prima siete migliorati moltissimo. L'ultimo consiglio di oggi è quello di terminare il vostro colloquio, la vostra risposta a questa domanda insidiosa facendo un esempio di un aneddoto molto positivo. Ad esempio, per quanto riguarda infatti questa mia debolezza, proprio 5 giorni fa ho presentato di fronte ad un pubblico di tot persone, è andata molto bene, ho ricevuto un feedback molto positivo dalle persone, è piaciuta molto la mia presentazione, sono stata chiara e lineare
parlare e mi sono sentita anche molto motivata nella presentazione e anche sicura di me. Per cui sono certa di aver migliorato moltissimo questo mio punto di debolezza. Quindi mi raccomando, fate così. L'importante è parlare al passato e prendere comunque un punto di debolezza che stava nel passato. Spiegare come avete fatto a sorpassare questa vostra debolezza e fare un esempio molto positivo, recente, di come questa vostra debolezza è diventato, non dico un punto di forza, ma comunque un qualcosa che non avete problemi a fare. Credetemi, l'onestà è la cosa migliore durante un interview, anche perché se dite qualcosa che non è comunque la verità, prima o poi verrà fuori e il datore di lavoro se ne renderà conto se un giorno vi assumerà. Per cui l'onestà vi porterà dove effettivamente vi siete prefissati di arrivare. Quindi mi raccomando, non scegliete una debolezza troppo difficile, ma una debolezza che ovviamente avete l'opportunità di migliorare. Bene, per oggi è tutto sul colloquio di lavoro. Posteremo moltissimi altri video del genere sui colloqui, sulle domande, come rispondere, cosa fare, soprattutto come rispondere in inglese. Se inoltre siete interessati a migliorare il vostro colloquio, potete contattarci qui sotto e offriamo un servizio di finto colloquio di lavoro in inglese con madrelingua inglese. Per cui se state per affrontare un colloquio molto importante per la vostra carriera, fate questo tipo di mock interview, preparatevi per il colloquio prima di farlo in modo da arrivare al colloquio convinti, sicuri delle vostre risposte, dei vostri punti di forza, ma anche dei vostri punti di debolezza. Iscrivetevi qui sotto se vi è piaciuto il video, mettete un pollice in su e seguiteci perché ci saranno moltissimi altri video di questo genere sul canale nei prossimi mesi. Ciao!